Don Luciano nasce a Budrio il 15 dicembre del 1910. La sua è una famiglia povera dove non manca la sofferenza. Luciano ha solo 7 anni quando il papà muore sul fronte del Grappa dopo essere scampato alla disfatta di Caporetto. Appena 14enne, dopo essersi accostato al sacramento dell'Eucarestia ed aver ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, chiede ed ottiene di entrare in seminario. È il cardinale Nasali Rocca che lo ordina sacerdote il 6 aprile 1935. Probabilmente a causa della sua salute precaria, compagna indiscussa di tutta la sua vita, a 29 anni viene nominato rettore del santuario della Beata Vergine di Poggio Piccolo, dove rimarrà fino alla morte, avvenuta nel 1987. Si creò ben presto una familiarità unica tra l'umile prete e la regina degli angeli. Era Maria a conferire a Don Luciano tanta capacità di attrarre le anime ed era Don Luciano a rendere più viva ed accogliente la casa della Madonna, dove fede, speranza e carità fiorivano con maggiore evidenza. Affidatevi totalmente alla Madonna, anche se i vostri desideri non si avverano come vorreste, siate contenti ugualmente. Lei sola sa quello che è bene per voi. Uno studente modello, dotato di grande consiglio, intelligenza e umiltà. Con queste parole i suoi confratelli del seminario ritraggono in Don Luciano quell'umiltà sempre testimoniata da una condotta di vita semplice, priva di qualsiasi comodità e spesso scandita da digiuni e rinunce, offerti in riparazione dei peccati. Quando vedrò che mi manca qualche qualità, la chiederò a Gesù per Lui solo, non per me. Niente per me, ma per il Signore. Egli viveva momenti di intensa preghiera e spiritualità, anche nei numerosi pellegrinaggi ai luoghi mariani, in particolare a Lourdes, ove si recava con la Lega Sacerdotale Mariana. Tutti avevano la certezza di essere da lui ricordati, non solo nelle sue preghiere, ma anche con una cartolina, una medaglietta o un'immagine della Madonna nella grotta. Le sue virtù e il suo animo mite ed attraente lo fecero confessore ricercato, sia da cardinali che da vescovi, suore ed anche da chi non si accostava al sacramento della penitenza ormai da anni. Con lui queste persone trovavano la via di avvicinarsi a Dio, poiché non giudicava, ma aveva per tutti, anche i più peccatori, parole di conforto e di speranza. Per lui la salvezza delle anime era più importante della puntualità e spesso la messa domenicale iniziava con notevole ritardo perché era impegnato in confessionale. Don Luciano leggeva molto, anche libri di religioni e filosofie orientali, senza però mai lasciarsi influenzare da idee o dottrine inconciliabili con la fede cristiana. Il suo discernimento era guidato da una sapiente prudenza. Citando San Paolo, ripeteva: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male». È seguendo questa regola che in Don Luciano si è formata una notevole cultura, non costruita per la scuola, ma per l'arricchimento dello spirito. Non volle mai per sé riconoscimenti speciali e quando venne nominato Monsignore rimase per tutti Don Luciano. I
sacerdoti che hanno studiato in seminario con lui, infatti, concordano nel dire che non fu mai orgoglioso e che dalla sua bocca non uscirono mai parole di biasimo. Così anche loro, sul suo esempio, non parlavano mai male di alcuno, soprattutto se era presente Don Luciano. Tanti conservano nella propria mente dei ricordi di Don Luciano, ed in particolare la sua disponibilità nell'accogliere tutti, la sua generosità nel dispensare una parola buona, la sua umiltà nel porsi con le persone e nell'ascolto degli altri. Non a caso, tutti quelli che lo hanno conosciuto possono dire che, lasciando il santuario dopo un incontro con Don Luciano, non si va via a mani vuote. Diventiamo sacerdoti per santificare e salvare le anime, dare a loro la grazia di Dio. Ma se non sarò santo, che cosa darò loro? Mio Gesù, rinuncio a diventare un prete ricco e anche a quel benessere di salute che tutti hanno, purché mi facciate santo e mi concediate di salvare molte anime. Questi sono solo alcuni dei tratti di un umile sacerdote di campagna, amante della natura, che affidandosi alla grazia della Madonna ha aiutato tante anime a trovare il Signore. Un'inevitabile riconoscenza, anche popolare, ha alimentato l'avvio del processo di beatificazione, avvenuto il 17 maggio 2007 in cattedrale a Bologna, alla presenza della Beata Vergine di San Luca. Il 13 settembre 2009 la sua salma è stata spostata dal cimitero di Poggio Grande al santuario di Poggio Piccolo, riavvicinandolo alla casa della sua dolce mamma Maria. Ai miei cari prometto che sarò sempre loro vicino dal cielo. Ai buoni fedeli da cui ho ricevuto tanto, assicuro che li porto nel cuore e raccomando loro di volere circondare la casa della Madonna di una vita terrena sempre più luminosa per la fede e per l'amore fraterno.